Ciao a tutti ragazzi, oggi faccio un nuovo video, una nuova tipologia di video. Voglio fare dei makeup tutorial e questo sarà uno di essi. Volevo fare un makeup tutorial per consentire a tutte le persone di truccarsi in modo carino e senza spendere troppi soldi. Infatti sarà un makeup su tutti i prodotti low cost, li ho già raggruppati per formare un makeup. Vedremo cosa viene fuori perché non ho assolutamente pensato a un makeup, quindi vedremo cosa capita. Iniziamo subito da una base. Io sono la maggior parte prodotti che utilizzo anche giornalmente, non vado ad utilizzare molte volte prodotti comunque molto costosi. Questo sarebbe una specie di primer in tonalità 01 vaniglia e è di Debbie e si chiama Radiance Solution Complexion Enhancer, questa qua. Ed è una base luminosa che fa anche da primer. Quindi la andiamo ad applicare su tutto il viso. Vado poi a prendere questo fondotinta che è della L'Oréal Paris ed è nella tonalità 22, come vi ho fatto vedere, e vado a posizionarlo sul mio viso. Vado poi a prendere questo pennello piatto e comincio con il mio specchietto a stenderlo omogeneamente su tutto il viso e insomma io mi trovo meglio con questo pennello. In genere utilizzavo la Beauty Blender, ma questo fondotinta ha un finish matte, quindi opaco, e mi trovo meglio a stenderlo con il mio solito pennello e quindi niente, vado avanti così. Prendo poi il mio correttore, questo non fatevi ingannare, è solo il packaging di Sephora, era un contenitore di un fondotinta, e io prendo questo mio pennellino dell'Essence e vado a stendere questo correttore, che appunto è quello di Essence e della tonalità 01, era uno stick che purtroppo mi si è rotto e l'ho cominciato ad utilizzare dentro questo contenitore. Vado a metterlo sotto i miei occhi e poi andrò a sfumarlo con il pennello usato per il fondotinta. Prendo la mia cipria preferita, e questa è la Stay Matte di Rimmel London, è nella tonalità 001 Transparent, e la stendo con il mio Kabuki, sempre di Essence, con cui mi trovo molto molto bene. Vado ad uniformare il mio incarnato, stendendola su tutto il viso picchiettando. Prendo poi questa palette acquistata da poco della Kiko, e questa è questa per la precisione è lo Strawman Sculpt di Kiko, è composto da un illuminante e l'altra parte è per il contouring. Vado a prendere il mio pennello, questo è di Deborah, e vado a fare un po' di contouring sul mio viso. Poi decido di utilizzare sempre dalla stessa palette la parte dell'illuminante, lo prendo con questo pennellino angolato, un po' cicciottello, e lo vado poi ad applicare nella parte alta dei miei zigomi. Decido di applicarlo anche sotto l'arcata sopraccigliare, in modo da illuminare un po' lo sguardo. Inizio poi a fare le mie sopracciglia, prendo il mio solito pennellino e il mio solito gel, questo è di Astra e mi trovo benissimo, e vado a farle insomma come sono abituata io. Prendo poi la mia matita per sopracciglia, questa è di Kiko e precisamente nella tonalità 02, e vado a fare un effetto sfumato all'inizio della mia sopracciglia e vado a sfumare anche con il pennellino in dotazione in questa matita.
vado a prendere il mio Make Me Brow di Essence, che è un gel che terrà ferme per tutta la giornata le mie sopracciglia, e questa è nella tonalità brown. Prendo poi il mio solito pennello che utilizzo per i blush, questo è sempre un blush di Kiko in stick, non mi trovo molto bene ad applicarlo direttamente con lo stick sulle guance, allora vado a fare un effetto sfumato con il pennello. Prendo poi un ombretto, questo è quello della Colourpop, e niente, vado a metterlo direttamente con il dito sopra la mia palpebra mobile. Prendo poi una palette, questa è quella di Pupa ed era uscita con un'edizione di Pasqua, e vado a fare il mio trucco degli occhi con questa. Vado ad applicare per prima cosa questo ombretto qui, che è shimmer ed ha una tonalità un po' lilla, e lo vado ad applicare nella piega del mio occhio sfumando con questo pennellino. Prendo dalla stessa palette il colore argentato shimmer e vado ad applicarlo sotto la palpebra per illuminare ancora di più lo sguardo e all'interno dell'occhio, come vedete in questa immagine. Prendo poi questo pennello da sfumature, vado a prendere questa palettina della Sun Club che era di Essence, era questa edizione dell'estate, vado a prendere questi due colori mischiati insieme e vado a creare un effetto di sfumatura tra il blu e tra il grigio messo sotto la sopracciglia. Prendo poi questa matita nera della Maybelline, questo è un colore nerissimo, e vado ad applicarlo sotto nella linea inferiore dell'occhio. Con questo pennellino piccolo vado poi a sfumare tutta la matita nera che ho messo sotto gli occhi in modo da fare un effetto più carino. Prendo poi questo eyeliner in penna di Kiko e vado a creare la mia linea di eyeliner. Prendo poi il mio solito mascara, questo è della Rimmel London ed è il Falsies Mascara Drama. Vado ad applicarlo sia nelle ciglia superiori che inferiori. Prendo poi questo bellissimo rossetto, a mio parere, della Kiko e vado ad applicarlo ovviamente sulle labbra. Questo è un nude rosato con effetto shimmer e qualche glitterino all'interno e mi piace molto. Ragazzi, questo è il risultato finale. Io spero che il video vi abbia fatto compagnia e se vi è piaciuto lasciatemi un commentino e un pollice in su. Spero che questa tipologia di video vi piaccia. Come sempre spero di avervi tenuto compagnia e insomma ci vediamo al prossimo video. Ciao!